Secondo voi le intolleranze e le allergie alimentari sono in aumento? E se lo sono, quali possono esserne i veri motivi? Oggi li vediamo insieme. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono sempre Pasquale e sono il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Qualche tempo fa avevo pubblicato sulla mia pagina di Facebook un articolo della BBC che discuteva su un aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari. Vi lascio anche il link in descrizione nel caso vogliate rileggerlo. È in lingua inglese, ma se masticate un po' la lingua non dovrebbe essere troppo complesso comprenderlo. Tra l'altro, con la scusa, se volete potete anche iscrivermi alla mia pagina Facebook. In ogni caso, ho notato che la cosa ha suscitato molto interesse, per cui ho deciso di approfondire un po' questo argomento e di parlarvene un poco. Rispetto ai video precedenti, credo che questo venga leggermente più lungo, ma capisco che si tratta di un argomento abbastanza complesso ed è meglio comprenderne appieno tutte le variabili coinvolte. Poi, per allentare la tensione, come si fa nei film horror, dirò una cazzata qui e una cazzata lì, sperando di strappargli un sorrisino. Un po' come quando vi offrono un dolce a fine pasto. Sono un po' meno calorico comunque. Per cui, prima di tutto, cerchiamo di chiarire bene la differenza fra intolleranza ed allergia per chi eventualmente non abbia ben chiaro questo concetto. Infatti, questi due termini vengono spesso considerati come dei sinonimi, ma in realtà sono due cose completamente diverse. Intolleranze ed allergie sono due risposte diverse che il corpo umano ha nei confronti di due situazioni completamente agli antipodi. Le cose vengono spesso confuse perché molte volte intolleranze e allergie hanno delle reazioni simili, come ad esempio la diarrea o il vomito o le eruzioni cutanee. Le intolleranze sono delle reazioni che il nostro organismo ha quando ha un enzima che è presente nel nostro corpo in quantità limitata o magari completamente assente e non riesce a metabolizzare alcune sostanze. L'esempio più conosciuto e comune è l'enzima della lattasi, che è quello che è proposto a metabolizzare lo zucchero del latte e il lattosio. L'intolleranza si sviluppa se durante un pasto abbiamo consumato più lattosio di quanto la lattasi ne potesse metabolizzare, praticamente. Per cui l'intolleranza è direttamente proporzionale alla quantità del cibo che ingeriamo. Nel caso dell'allergia, invece, non si tratta di un problema enzimatico, ma entra in gioco il sistema immunitario. Infatti, per quanto riguarda l'allergia, la risposta del nostro organismo non è determinata assolutamente dalla quantità della sostanza che stiamo ingerendo e che ci causa l'allergia. Ad esempio, chi è allergico alle arachidi ha una reazione allergica anche solo mangiando una singola arachide che viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario come un patogeno che deve attaccare. Bene, adesso che è chiaro un po' la differenza a grandi linee tra intolleranza e allergia, vediamo come effettivamente si leggeva sull'articolo della BBC se queste allergie sono in aumento rispetto al passato. Nel caso in cui questo fosse vero, cerchiamo anche di capirne le cause che generano questa problematica e anche se ci sono differenze sostanziali in base alla zona di residenza. Naturalmente, per analizzare il problema insieme a voi, non vado a cercare informazioni su Google, per poi trovarmi davanti a un articolo del primo complottista. Invece, le risposte che ho trovato le ho cercate su alcuni articoli scientifici. In questo video ne analizzo uno particolarmente recente, che è datato il 2017 e per il quale vi lascio anche il link nella descrizione del video. Lo studio si intitola Food Allergy is Prevalence Increasing, punto interrogativo, che tradotto significa le allergie alimentari, la diffusione è in aumento. Si parte un po' dalla domanda principale qui, se sia o meno possibile stabilire se le allergie alimentari siano in continua crescita. Inoltre, analizzare quali siano le fasce di età maggiormente coinvolte e capire se si tratta di incrementi relativi al globo, totalmente, o se invece se si concentra in particolari aree della Terra. L'analisi di tutti questi aspetti è di particolare difficoltà. Si tratta in particolare di problemi di metodologia che siano in grado di intercettare in maniera univoca le persone affette da allergia, in maniera da poterle monitorare. La maggior parte degli studi viene effettuata prevalentemente attraverso il marker surrogati, che in pratica sono le analisi dell'evento che si è già verificato, come ad esempio se una persona viene ricoverata a seguito di uno shock anafilattico. Altre volte invece l'analisi viene attraverso semplici richieste da parte di un paziente stesso che cerchi per sua volontà di fare un'indagine sulle sue possibili potenziali reazioni allergiche e allergie. Ma come capite bene, tutti questi dati sono variabili troppo volatili perché sono legate esclusivamente alla possibilità di ottenere simili servizi medici, per cui le nazioni occidentali sono potenzialmente più avvantaggiate nel fornire questi servizi medici e i dati, per cui a livello mondiale, non sono necessariamente omogenei in termini di ricerca, né tantomeno danno una fotografia reale della situazione.
Inoltre, in aggiunta, una percentuale che va fra il 50% e il 70% delle persone che risultano positive ai test sulle allergie sono in grado di ingerire cibi potenzialmente scatenanti senza sviluppare nessuna reazione allergica. Per cui prendere in considerazione il fatto se le allergie siano in aumento o meno, come capite, non è assolutamente semplice. Inoltre, la possibilità di poter comparare i dati odierni col passato è alquanto complessa. Questo perché è molto difficile risalire a un eventuale archivio dati sulle allergie dei secoli scorsi. Tenete in considerazione che anche al giorno d'oggi paesi in via di sviluppo o paesi con aree molto remote hanno difficoltà ad accedere anche ai servizi medici primari, figurarsi se hanno un database sulle allergie. Per quello che ne riusciamo a capire, però, paesi a indice di sviluppo molto alto sembrano essere più a rischio. Lo studio in proposito analizza una curva di incremento di paesi come il Regno Unito, l'Australia e la Cina, determinando che soprattutto in età prescolare l'incremento è molto più visibile. E questo sostanzialmente è maggiormente monitorabile in ambito pediatrico perché, fortunatamente, naturalmente, c'è una maggiore attenzione e controllo nei primi mesi e anni di vita del bambino. L'incidenza è sostanziale con punte che vanno fra il 5 e il 10% dei bambini che in questa età sono affetti da allergia. Le punte più rilevanti si associano all'allergia alle arachidi e ai semi di sesamo e uova, ma anche il latte presente con margini e con percentuali leggermente minori. Per quanto riguarda invece l'incidenza sugli adulti, è meno monitorabile perché noi adulti siamo in grado di decidere quando andare dal medico e molte volte soprassedere su alcune sintomatologie o campanelli di allarme. Gli studi sugli adulti si basano principalmente su questionari compilati e non su prolungati test e studi su persone. Quello che si è potuto vedere però è che l'incidenza fra i 0 e i 18 anni sembra essere maggiore rispetto agli individui di età maggiore, soprattutto al di sopra dei 30 anni. Nello studio che vi propongo troverete anche una tabella a tal proposito. Come si diceva precedentemente, anche nei paesi occidentali ci sono maggiori possibilità di avere più dati e dati più precisi, anche se questi dati non provengono da prolungati e robusti studi scientifici, ma da un'analisi fatta in determinate occasioni, come ad esempio, come dicevo prima, un ricovero. Ciononostante, nelle ultime decadi, in particolare, l'aumento è evidente. Per esempio, nel Regno Unito, fra il 1998 e il 2012, si è visto che i ricoveri ospedalieri dovuti a shock anafilattici causati da cibo sono aumentati notevolmente, e in particolare fra i soggetti fino ai 5 anni di età. Lo stesso avviene per l'Australia, dove l'incremento addirittura è maggiore. Ci sono evidenze anche che indicano che i soggetti di origine caucasica, come noi italiani, hanno un'incidenza minore rispetto alle popolazioni asiatiche. Questo ci indica che anche l'etnia potrebbe giocare un fattore di rischio. Quello che si nota è che dove l'urbanizzazione è in aumento, anche le condizioni allergiche tendono ad aumentare. Un aspetto da non tralasciare è il costo anche che ogni sistema sanitario nazionale, e per cui la comunità, tutti noi, devono sostenere per diagnosticare, prevenire e controllare le allergie. Vi lascio un dato molto importante qui: solo negli Stati Uniti ogni anno si spendono circa 225 milioni di dollari di costi diretti che sono connessi alle allergie e ulteriori 115 milioni di dollari di costi indiretti. Come potete ben capire, si tratta di cifre enormi. Quindi cosa si può fare? Beh, sicuramente i governi dovranno realizzare prima o poi che il problema delle allergie alimentari non è da sottovalutare, anche solo sotto un aspetto prettamente economico. Individuare i fattori di rischio e la possibilità di sviluppare politiche di prevenzione sono sicuramente i primi passi da portare avanti. Chi è affetto dalle allergie alimentari ha comunque un fardello da portarsi dietro per il resto della sua vita, non essendoci al momento cure definitive per rimuovere il problema. Ed entrare in contatto con gli allergeni può essere sempre un rischio, anche se si presta attenzione. Si è notato nei pochi studi condotti che, se le mamme durante il periodo di gravidanza consumano frequentemente cibi che solitamente danno le reazioni allergiche, avevano meno probabilità che i loro nascituri sviluppassero allergie alimentari. Ma questi studi sono solo in fase embrionale e per cui ci vorranno diversi anni per avere dei dati definitivi. Per cui avere possibilità di dare la priorità agli studi che possono sviluppare queste cure per queste patologie sembra il passo primario. In conclusione, anche se non è possibile stabilire con certezza se le allergie alimentari stanno esplodendo, è sicuramente un dato di fatto che ci troviamo di fronte a un trend in crescita che va assolutamente analizzato più nel dettaglio. La preoccupazione più grande è che questo trend è in aumento, in particolare dai neonati fino ai teenager, che sono categorie apparentemente più a rischio.
Basandosi su questi studi ed evidenze, quello che ci attende è un trend che continuerà ad aumentare sia nei paesi occidentali che in quelli in via di sviluppo. Bene, per oggi è tutto e se non vi siete addormentati fino a qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per ricevere notifiche sui miei video. Seguitemi anche su Instagram e su Facebook e potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Vi chiedo per cortesia di condividere questo video per far arrivare il mio messaggio a più gente possibile. Vi lascio con la mia raccomandazione primaria, eat well, live well and smile e ci vediamo la prossima volta. Ciao!